A tutti buonasera, buonasera dal TG Prato. Mazzette per ammorbidire i controlli nelle aziende cinesi, è stato licenziato in tronco l'ispettore dell'ASL, arrestato dalla Guardia di Finanza. Licenziamento senza preavviso per lui e sospensione dal servizio per lei sono i provvedimenti che l'ASL di Prato ha preso nei confronti di Massimiliano Guarnieri e di Tatiana Tarantino, i due ispettori del Dipartimento di Prevenzione arrestati lo scorso 29 febbraio con l'accusa di concorso in concussione per aver chiesto soldi ai titolari delle aziende cinesi ispezionate nell'ambito del programma straordinario di controlli finanziato dalla Regione Toscana. I due provvedimenti sono stati deliberati ieri dal direttore generale Paolo Morello Marchese. Ieri è stato anche il giorno dell'interrogatorio di Guarnieri. Il tecnico è stato sentito dal sostituto procuratore Antonio San Germano, davanti al quale ha fatto parziali ammissioni rispetto ai casi di concussione finiti nell'inchiesta della Guardia di Finanza. L'ispettore, accompagnato dal legale di fiducia Giovanni Mati, ha ammesso le sue responsabilità per 3 dei 5 episodi che lo hanno portato in carcere, dove si trova tuttora, e ha sollevato da ogni addebito la collega. L'avvocato Mati ha già presentato richiesta per gli arresti domiciliari incassando il parere favorevole della procura. Massimiliano Guarnieri era già finito nei guai a novembre scorso dopo la denuncia di un imprenditore cinese che aveva registrato la conversazione nel corso della quale il tecnico gli chiedeva soldi per ammorbidire il controllo. Il giorno prima era stata sentita dal giudice e dal sostituto procuratore l'altro ispettore Tatiana Tarantino, difesa dall'avvocato Davide Pucci, alla quale è stata revocata la misura degli arresti domiciliari. Dalle 5 ore del suo interrogatorio, nel corso delle quali ha negato ogni coinvolgimento nella vicenda, sono emersi spunti su cui sono state avviate ulteriori indagini. Il market etnico di via Santo Stefano, il TAR, dà ragione al comune, il negozio deve restare chiuso. Eleonora Barbieri. Il comune di Prato si aggiudica il primo round della battaglia legale per la riapertura del negozio etnico all'angolo tra via Santo Stefano e via Tintori, chiuso lo scorso 19 febbraio con un'ordinanza del sindaco Biffoni della durata di un anno, in quanto ritenuto punto di riferimento per lo spaccio della zona rossa del Serraglio. Il TAR della Toscana infatti ha rigettato la richiesta di sospensione del provvedimento presentata dai proprietari del negozio. Il presidente del Tribunale Amministrativo Toscano ha ritenuto che l'istruttoria compiuta dal comune sia idonea a giustificare l'esigenza di tutela della sicurezza urbana e ha fissato quindi l'udienza collegiale al prossimo 7 aprile. In quella sede la validità dell'ordinanza sarà valutata dopo un contraddittorio tra le parti. In attesa della decisione definitiva del TAR, il comune intanto incassa questa prima vittoria, seppur parziale, proprio come è avvenuto per il market etnico di via Santa Margherita, chiuso il 19 novembre scorso, anche se in quel caso l'amministrazione comunale è riuscita ad avere ragione solo in seconda battuta, vincendo il ricorso contro la sospensiva dell'ordinanza. L'udienza con contraddittorio tra le parti è fissata per l'11 maggio. In sostanza, per il momento, entrambi i negozi etnici resteranno chiusi. È stato un primo passo dove è stato riconosciuto l'interesse dell'ordine pubblico come interesse prioritario e ha dato sostanzialmente ragione alla linea dell'amministrazione comunale. Attività di questo tipo, attività che generano caos e difficoltà nell'ordine pubblico, nella gestione della correttezza del territorio, devono essere chiuse, devono essere punite, e quindi questa è sostanzialmente la conferma della bontà del provvedimento dell'amministrazione comunale. C'è stato un furto in un'azienda di tessuti, i ladri se ne sono andati con una cassaforte caricata sul furgoncino di proprietà della stessa ditta. Hanno usato un furgoncino come ariete e se ne sono andati portandosi via la cassaforte a mobile contenente soldi e documenti. È accaduto la scorsa notte. Nel mirino dei ladri è finita questa volta l'azienda di tessuti Intespra, unica italiana rimasta in via Rossini nel macrolotto 0. Il furto è stato scoperto stamani dal magazziniere. Secondo la ricostruzione fatta dai titolari e dalla polizia, i ladri sono arrivati nel piazzale interno della ditta calandosi dal tetto con una scala. Gli uffici sono stati messi a soqquadro, mentre la cassaforte mobile è stata caricata su un furgoncino di proprietà della stessa Intespra, furgoncino che è stato utilizzato come ariete per sfondare il pesante portone d'ingresso a cui precedentemente i malviventi hanno tolto i cardini. L'allarme ieri sera all'ora di chiusura non era stato inserito. I ladri hanno quindi operato in tutta tranquillità, certi di non essere visti dalla strada e di non incorrere nell'impianto di sicurezza. Sul posto la polizia ha compiuto un sopralluogo rilevando tracce e impronte digitali per risalire eventualmente agli autori del colpo.
Hanno cercato di strapparle la borsa dal braccio e quando lei ha resistito non hanno esitato a farla cadere a terra, procurando le ferite alle braccia che hanno reso necessario il trasferimento al pronto soccorso. È accaduto ieri sera intorno alle 22:45, la vittima è una donna cinese di 43 anni che stava camminando in via Bambini. È stata avvicinata da due uomini a lei sconosciuti che l'hanno aggredita per scendere. È intervenuta.